Partiti gli sportelli SOS Apprendimento, un servizio in più ai genitori e agli insegnanti messo a disposizione dal Comune di Pavia. Sportelli telematici e fisici nati per offrire consulenze individuali in forma anonima sui temi dei disturbi specifici di apprendimento e delle difficoltà scolastiche, validi per le scuole di infanzia e primarie. Siamo con Marcella Ferrari, collaboratrice del Laboratorio di Psicologia dell'Apprendimento dell'Università. SOS Apprendimento apre uno sportello telematico, oltre che fisico, in forma anonima e gratuita, solitamente volendo mantenere l'anonimato. Che tipi di richieste vi arrivano dai genitori? Sì, ci arrivano richieste su problemi dei propri bambini, non vanno bene a scuola, quindi ci chiedono come fare per migliorare gli apprendimenti, ci chiedono chiarimenti su cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento e ci chiedono anche quali risorse del territorio sono disponibili per gestire e affrontare questi problemi scolastici. Noi possiamo offrire nell'arco di pochi giorni una risposta diretta via mail e se è il caso insieme al genitore si decide per un incontro di approfondire questo. Anche il genitore che deve decidere. Forniamo quindi un suggerimento sulle risorse del territorio a cui ci si può rivolgere per avere una valutazione, una diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento o per fornire qualche consiglio, qualche suggerimento più generale su come migliorare i propri punti deboli a scuola. Siamo in compagnia di Davide Gatti, presidente del Lions Club Host di Pavia, che ha finanziato il progetto SOS Apprendimento. Che cosa vi ha spinto in questa donazione, in questo contributo? Ma sicuramente la vicinanza al territorio e il fatto di poter lavorare sui bambini che in questo momento hanno la possibilità di, per il tramite dei loro genitori, di entrare in contatto con un sistema che gli permette, nella garanzia dell'anonimato, di poter vedere e di poter verificare se sono dei problemi nell'ambito scolastico, di apprendimento, che possono garantire a loro un futuro migliore. Un piccolo contributo, un piccolo gesto che reputiamo possa essere interessante per dare l'avvio a un progetto importante che speriamo abbia il suo risultato. Parliamo di un aiuto ai genitori e alle famiglie, parliamo di tecnologia, appunto quanto può essere importante l'utilizzo della tecnologia per venire incontro alle esigenze della cittadinanza anche in fatto di educazione e apprendimento? Beh, se vengono usati i giusti canali è evidente che anche la tecnologia può essere un ausilio e può rappresentare una buona risposta alle esigenze dei cittadini. Attraverso il progetto SOS Apprendimento noi siamo riusciti, grazie al laboratorio di psicologia dell'apprendimento dell'Università di Pavia, grazie anche al sostegno del Lions Host Club di Pavia e a un contributo della Regione Lombardia nell'ambito del progetto Migliora Pavia, a istituire uno sportello telematico dove coloro che soffrono di difficoltà scolastiche e di disturbi specifici dell'apprendimento possono, attraverso una segnalazione, un semplice messaggio di posta elettronica, ricevere nell'arco temporale di 3 giorni risposta a curiosità o ai primi sintomi di un qualcosa che può eventualmente essere intercettato e per il quale sono sufficienti magari delle strategie anche semplici per poter ovviare a questi inconvenienti. Quindi uno sportello telematico gestito dalle psicologhe del laboratorio di psicologia dell'apprendimento e in più anche 2 sportelli non tecnologici telematici, uno sportello per le famiglie dei bimbi frequentanti la scuola primaria e uno sportello invece per le insegnanti, sempre fisico, delle scuole materne e delle scuole primarie, sportelli questi 2 fisici per famiglie ed insegnanti che saranno attivati presso gli spazi comunali di Piazza della Vittoria 17 con un'apertura settimanale e prevista nell'arco proprio del pomeriggio.